Per fare ammenda vi lascerò immediatamente alle immagini, con il vivissimo augurio che almeno uno dei mille brividi di piacere che mi colsero in quei giorni possa attraversare anche voi. In bocca al lupo! Tutti avrete ormai capito di avere a che fare con un nevrotico e sclerotico individuo che cerca, attraverso l'adozione di un'arma di piccolo calibro, di reinventarsi una verginità ormai consumata e lisa dalle mille avventure di caccia vissute. L'unica cosa che mi sono prefisso quando ho iniziato a produrre videocassette di caccia è stata quella di offrire al mio pubblico immagini e sequenze filmate veritiere e soprattutto emozionanti. Potete credermi, se vi ho propinato qualche overdose di calibro 28 non è stato per ingentilire quella che altrimenti potrebbe passare per una galattica rottura di coglioni ai vostri danni. L'ho fatto perché ho trovato divertente e sfacciatamente gudurioso l'uso di un piccolo calibro nella caccia della beccaccia ed ho sentito l'impellenza di farvelo sapere. E c'è di più. Usando un gingillo a caccia, tutti i pesi indesiderati che si abbattono su ciascuno di noi sembrano più leggeri. Non si tratta di un miracolo o di qualche prodigio inaccessibile ai comuni mortali. Tutti ci possono arrivare ad una sorta di appagamento venatorio, semplicemente facendo un passo indietro. Cosa vuol dire fare un passo indietro, vi chiederete? Posso semplicemente dirvi che per me fare un passo indietro vuol dire recuperare un vecchio rapporto con la caccia, basato sulla schiettezza dell'impulso e non sul falso movente dell'esibizione. Se ciascuno di voi calcolasse quanto vi pesa il giudizio degli altri sui vostri cani, sull'arma che usate, sulle persone e sui luoghi di caccia che frequentate, fare un passo indietro vorrebbe semplicemente dire fregarsene del giudizio del prossimo ed andare a caccia come vi ci indirizzano i vostri attributi. Il mondo, gli altri, il prossimo nostro non c'entrano niente con le sfide che noi intraprendiamo quando cerchiamo le beccacce. Nessuno a caccia ci deve niente e noi non dobbiamo niente a nessuno. Questa è l'unica verità di un cacciatore come la madre e l'unica certezza nella vita di un uomo. Io non sono diverso di voi. Per questa ragione, quando ho creduto bene, ho intrapreso quel viaggio che sapete. E quella di quel giorno era una delle tante tappe del mio viaggio. Mi ero avviato con Bullo ed il giovanissimo Marlow ad ispezionare la sezione orientale di un ambito caratterizzato da innumerevoli recinti per le pecore. E tanto per cambiare, sono lieto nel comunicarvi che, a differenza di altre circostanze in cui ci eravamo mossi per cercare quella precisa beccaccia che poi trovammo, quella volta scendemmo in campo per cercarne una che non trovammo, ma ne trovammo un'altra che non avevamo cercato. Gioco di parole a parte, occhio tra i ginepri, perché se non sapete ancora cos'è un battibaleno, l'episodio in corso vi offre l'opportunità di capirlo. Cotorni. Qui c'è per entrare. Non ho preso i sentieri, no. No.
Porta, porta, bravo, bravo, bravo. To, to, to. To, to. Porta, porta per mino, dai. Nonostante l'estremo piacere di fermare beccacce con la mia nuovissima calibro 28, mi riproposi di esprimermi in un giudizio definitivo solo alla fine di gennaio, ovvero al termine di un più lungo, diversificato e quindi più attendibile collaudo. Avevo ancora più di un mese per fasciarmi la testa o per gridare vittoria, e sapevo anche che se avessi amministrato oculatamente le occasioni che mi si potevano offrire da quel momento alla fine della stagione, avrei potuto collezionare un tot di eventi godibili ed inconfutabili. E ciò soprattutto se il lasso di tempo che mi separava dal responso finale fosse trascorso con la stessa cadenza con la quale, il tempo stesso, avesse mosso con me i primi passi lungo il sentiero delle mie sfide invernali.